Signore e signori, sono pelose, sono del tuono, sono delle fiamme, sono dell'acqua e sono soprattutto sacre. Entrino le bestie. Buonasera a tutti, signore e signori, bentornati live. Come va? Spero tutto bene. Oh, eccoci qui dopo una settimana e mezzo, / due settimane d'assenza, pronti a giocare per la primissima volta Poké Park Wii, la grande avventura di Pikachu, visto che domani annunceranno Pokémon Sleep 3, Pokémon Café Remix, Remix Plus, Poké Park Wii 3, il mondo di Reshiram, e questo è il titolo di Unima. Grazie Lionheart, bentornato, aspettate che non voglio scammare nessuno. Grazie Malcio, grazie Mauri, grazie Artic, grazie mille Matti, grazie mille Tozzi, grazie Cobza e grazie Eraia, gli uomini dell'abbonamento. Artic fa pure l'anniversario, grazie di cuore. Ecco Mauri. No, non scammo un cazzo, no, li ho letti tutti. Sono tornato a streamare da OBS Studio, quindi... non ho cambiato casa, ragazzi, È sempre lo studio, è sempre lo stesso studio. Grazie Thomas, grazie Paperella, grazie Pezzo, grazie Young Kire, grazie di cuore ragazzi, bentornati, siete magnifici. No, ma perché vi sembra diverso? Grazie Thomas, che già avevo letto, però vabbè, è identico ragazzi, è sempre il solito vecchio studio, è solo un po' più larga l'inquadratura, non l'ho zoomata, ma è lui. Ho spostato i peluche adesso che sono coperti dalla fotocamera che ho ancora lì, perché oggi per far funzionare il cazzo di Poké Park Wii non ho potuto registrare, quindi o stasera o domani mattina devo assolutamente registrare. Ho lasciato sia la keylight che la fotocamera per la nuova inquadratura dal casting couch per i video. Perdonatemi, tra l'altro la settimana e mezza / due settimane nemmeno mi ricordo, di vuoto, l'ho scritto su Instagram, è successa una brutta emergenza che non riguarda direttamente me, però in cui sono, diciamo, abbastanza coinvolto. È difficile e quindi ho preferito, ecco, essere di supporto. Speriamo si risolva. Per ora comunque era il caso di tornare a prescindere in live, eccetera. Grazie Farabuttone, chi è che non ho ringraziato? Non ho ringraziato Eric e Farabutto. Grazie ragazzi, bentornati. Grazie Noemi, grazie Fighting Girl, bentornate, doppio abbonamento rosa, grazie di cuore. E cazzo c'è da dire? Ah sì, che domani c'è anche il Pokémon Direct. E mi accorgo ora che quella merda di Ciccio ha fatto cadere la Mega Ball. Domani c'è il Pokémon Direct, ovviamente si fa una live in più domani pomeriggio. La attaccherò prima sul mio canale, poi raggiungo Pardini, la faremo assieme, quindi potrete vederla sia da qui che da Pardini, è indifferente. Con Poketonks, Frozen e Francis Pard per reagire al Pokémon Direct. Grazie Pavelandro, bentornato. E tra l'altro, proprio durante lo starting della live, ragazzi, mi è venuto un nefasto sospetto. Grazie, bentornato, grazie di cuore. Mi è venuto un nefasto sospetto perché su Instagram mi sono imbattuto nel post di Pokémon ufficiale, no? E io già, se è indubbiamente vero che io non abbia chissà quali aspettative perché sono ormai un disilluso fan della serie, però, insomma, ho visto questo post con il nipote di... Vaffanculo la luminosità... Il nipote di Aristide che fissa il bicchiere con scritto «Ma se fisso il bicchiere intensamente, il Pokémon Day arriva prima», eccetera, 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 no? E è stato tipo un'intuizione, sai quando il genio ti suggerisce qualcosa nella testa? Ho detto «Cazzo! Cazzo!» Allora, ci arrivo per gradi di ragionamento. No, peggio di Scarlatto e Violetto 3. Sapete, no, che solitamente nella vita c'è questo detto, if it ain't broken, don't fix it. Cioè, se non è rotto, non lo aggiustare. Grazie Blue School, bentornato. Grazie di cuore, quinto mese.
Se non è rotto, non aggiustarlo. Che cos'è che non è rotto? La formula dei remake di Pokémon. Ha sempre funzionato, no? Cioè, rosso fuoco, verde foglia, Gold Soul Silver, Horas. Bene o male, con i loro pregi e i loro difetti, chi spicca sopra gli altri, Gold Soul Silver. Però ha sempre funzionato, grazie Armos. Quindi non ci sarebbe nessun bisogno, no, di modificare questa formula vincente dei remake. I remake di Unima sono un DLC di Scarlatto e Violetto. Con una formula nuova, completamente diversa. Questo è il nefasto presagio che mi è venuto. Non ho letto niente in giro, questo è il mio nefasto presagio. Grazie Dermure. Grazie di cuore, bentornato. No, io spero e penso di no, eh. Spero e penso di no. Non penso, non mi sembra ragionevole. Adesso vi dico cosa mi aspetto io per domani. Però, sai, no, quando ti viene irrazionalmente dici, cazzo, ma se facessero una cagata allucinante che dici non ha senso, la tirano fuori dal cappello così? Ecco quello che mi è venuto in mente. Capito? Così ti devi comprare anche Scarlatto e Violetto originali. Cioè, non si incazzerebbe nessuno assolutamente. Il Dermure effettivamente era da un po' che non si... che non lo leggevo. Sì, questo sarebbe il worst case scenario. Allora, io a dire il vero, per domani... ma io mi aspetto una roba in realtà super semplice. Tripletta di Dybala e godo pure, grazie Panina al Salam. Allora, il best case scenario... Volete sentire il best case scenario? Vi dico il best case scenario, proprio best case scenario. Allora, domani annunciano un remake di Bianco e Nero, esattamente come erano i remake di una volta, quindi non fatto da quei puzzaculi di Ilka, ma fatto da Game Freak per bene, come si facevano una volta i remake. E quindi, remake di Bianco e Nero. E... bentornato, Pene di Axo, ci è rimancato. Uno spin-off che potete scegliere voi di una saga amata con un capitolo nuovo. Un nuovo Mystery Dungeon, un nuovo Ranger, qualcosa del genere. Questo per me è il best case scenario. Un altro buon case scenario, che però mi lascerebbe un po' con l'amaro in gola... con la mare in bocca, pardon. Grazie Nico, bentornato. Beh, sì, è vero, cioè... Allora, alcune scelte di Ilka comunque, tipo i modelli dei Pokémon che ti seguono, che sono minuscoli, fatti di cazzo. Per il resto, sì, è chiaro che la direttiva arrivava dall'alto. Un altro best case scenario, anche se secondo me questo non ha senso e mi lascerebbe con l'amaro in bocca, perché il remake canonico di Unima, io ci terrei ad averlo, è Let's Go Johto Leggende Unima. Sarebbe figo. Cioè, se fanno sia Oro e Argento che Unima, a patto che siano giochi convincenti, io domani potrei letteralmente farmi bannare per nudità in live. Sì, no, chiaro che la prenderemo in culo domani, vediamo. Un'altra cosa realistica che potrebbe... Allora, la cosa realistica che secondo me potrebbe succedere domani... Grazie, Ricky, bentornato, grazie di cuore, 21esimo mese. Secondo me la cosa plausibile è remake di terze parti, quindi non sviluppato da Game Freak come BDSP... e un Legends o un capitolo simile, cioè tipo un Legends, un'altra cosa, sempre Unima. Questo secondo me è verosimile, visto che comunque se andiamo a combinare le uscite di BDSP e Legends, le vendite non sono state malvagie, se le metti assieme,
Grazie Buddino, benvenuto, grazie di cuore. Primo mese, grazie di cuore. Però è da vedere. Grazie Riccardo, grazie di cuore. Bentornato quinto mese. È da vedere perché... Allora, un'altra cosa che temo, che cioè da un certo punto di vista potrebbe anche andare bene, grazie Giulia, benvenuta, grazie di cuore, io penso che potrebbe, te le sto sparando letteralmente tutte, così mettiamo sul tavolo tutto quanto, potrebbero fare i canali, sono 25 minuti se non sbaglio il presence di domani, me l'ha detto oggi Pardini, 15 minuti canonici di cagate mobile, ci fanno vedere su Pokémon Masters che introducono personaggio nuovo, Pokémon Caffè, Pokémon Sleep, Pokémon Unite, arriva un nuovo... cioè le solite cose di cui veramente non me ne frega un cazzo, perché una volta gli spin-off erano giochi console belli, oggi sono su mobile e mi ci gratto, per quanto, vabbè, Unite in realtà non sia neanche male, per quanto Masters sia carino, io non sono per la deriva mobile dei videogiochi, forse già ve ne abbiamo parlato, però tocca ormai abituarsi all'idea che questa è la direzione. Sì, è Pokémon Master Sex, certo. Mi aspetto i soliti 15 minuti di sta roba. Poi potrebbero mettercela in culo. Grazie ad Amellone per l'abbonamento regalato a Jax. Potrebbero mettercela in culo, facendoci credere che l'annuncio finale sia il DLC 3 di Scarlatto e Violetto. E quindi fare vedere un DLC 3 di Scarlatto e Violetto che uscirà a fine 2024, quindi il solito novembre 2024. Oppure settembre, dicembre, non so con che formula. E poi dopo aggiungere il One More Thing e fare vedere un mini teaser di un gioco 2025 di Unima. Grazie zio Bor, grazie di cuore, bentornato. E grazie Fede, grazie di cuore. Questo secondo me non è così realistico. Può far ben sperare per quanto riguarda il titolo di Unima se dovesse uscire nel 2025... dato un tempo di sviluppo maggiore, certo è che significa che farmi un altro anno con Scarlatto e Violetto, cambio lavoro. Ma io non me lo faccio un altro anno con Scarlatto e Violetto. Cioè, no. E a dire il vero non penso che dal punto di vista commerciale per loro sia una grande mossa. Visto che loro ragionano soprattutto su questo. Grazie principe, bentornato decimo mese. Ciao Brachenone. Si va, diciamo si va, potrebbe andare meglio. Grazie Jack, 23esimo. Grazie di cuore. Ma io non lo so, non lo so. Non lo so se aspettarmi qualcosa di piccolo domani. Vista la direzione che io non credo voglia cambiare commerciale di The Pokémon Company. Grazie Breaken, grazie di cuore. Bentornato 30esimo, sono tantissimi, grazie mille. Grandissimo. Io penso che vista la direzione... Esatto, la direzione commerciale di The Pokémon Company ragioneranno semplicemente come sempre su ciò che gli porterà più soldi. E ciò che gli porta più soldi è continuare a sfornare un titolo nuovo ogni anno. Siccome già l'anno scorso, 2023... un titolo nuovo non è uscito perché è uscito il DLC di Scarlatto e Violetto, io a questo punto mi aspetto che a sto giro ci sia un titolo grosso. Io mi aspetto un titolo grosso. Che sia di nuovo una roba alla BDSP, quindi ricalcando esattamente Spada e Scudo DLC... BDSP Legends annunciati assieme. Potrebbe essere una roba del genere. Nero e bianco Ilka più Legends Unima. Io mi aspetto DLC di Scarlatto e Violetto su Unima. E questo nefasto presagio inizia a quadrarmi. Grazie, Fren. Remake di seconda gen su Switch e vari annunci secondari. Minchia, remake di seconda generazione su Switch. Adesso vi faccio riflettere su una cosa. Assurda, ci ho pensato oggi, ho detto, ma che senso avrebbe rifare un remake di seconda generazione che abbiamo avuto Heart Gold e Soul Silver?
e grazie ad Amellone per l'abbonamento regalato a Marvez. Ho detto, cazzo, andiamo a Unima che non la vediamo da più tempo. Poi ci ho pensato un secondo e ho detto, oh figa, Art Gold e Soul Silver sono più vecchi di Unima. Cioè abbiamo visto molto più recentemente Unima di Art Gold e Soul Silver. 2 anni dopo con Nero e Bianco 2. Un DLC di Unima in SV è solo una paura, ma è fortunatamente irrealistico. Speriamo. Perché dovrebbero realizzare una nuova enorme mappa in 3D open world, piena di assets nuovi, in un gioco che a malapena si regge in piedi nella prima versione. Non si tratta di pigrizia, qui c'è ragione, però, mancherebbe proprio il buon senso. È vero, è vero. È vero. A meno che non siano da intendersi come un micro. Cioè come un DLC in più simile a quelli già usciti. Quindi con poco contenuto, rimandando il gioco principale, che sia magari un Legends o una roba del genere, per l'anno successivo. Questo già potrebbe essere più realistico. Ma buon senso commerciale purtroppo ne hanno. Cioè alla fine tutte le cose che fanno vendono uno sbrago, quindi... Vabbè. Adesso poi ne parliamo di nuovo. Andiamo sulla Wii. Andiamo a poche parchizzare, ragazzi. Vediamo, dovrebbe funzionare tutto teoricamente. E quindi andiamo in scena capture. Yes. Lascio la host, intanto vado a pisciare. Vabbè, adesso poi lo regoliamo. È perché si sono splittati gli audio, non so perché. Arrivo. Aspettate che sono evanescente. Ok. Allora, devo regolare l'audio, perché a quanto pare è tutto strafottuto. Com'è così rispetto a me? Ditemi voi. Va bene rispetto alla mia voce? Cioè si sente, ma si sente bene anche la mia voce? Ok, a posto. Allora, io tocco per la primissima volta questo gioco adesso. So che esiste addirittura un sequel, Poké Park Wii 2 Il Mondo dei Desideri, se non sbaglio. So che questo è uscito nell'epoca della quarta generazione, infatti sì. Scusate un secondo, gatto... Pardon, adesso iniziamo, giuro.
Pardon, vomito, emergenza. Ho dovuto pulire vomito gatto. Vomito gatto, eccomi, eccomi, eccomi. Allora, vi dicevo, so che questo è uscito durante l'arco della quarta generazione. Sì, ogni tanto vomitano i gatti, ragazzi. Purtroppo sono gatti, ogni tanto vomitano. E so che il 2 invece è uscito durante l'arco della quinta generazione. Non ho idea di quanto abbiano venduto e non so nemmeno, a dire il vero, chi li abbia sviluppati. Perché io qui leggo Nintendo Creatures Inc. Game Freak. Sono sviluppati da Game Freak? Non ne avevo assolutamente... Creatures Inc.? Ok. Che divisione è di The Pokémon Company, Creatures Inc.? Ok, sviluppato da Creatures Incorporated. Ah, c'è scritto lì, developed by Creatures. Sono un coglione. Perfetto. Sono veramente un idiota. Chi c'è in Creatures? C'è... Chi cazzo c'è in Creatures Incorporated? Ciao, FireArt! Tutto sommato si va avanti. Grazie di cuore. Non ho messo gli alerts. Adesso li metto perché sono un babbeazzo. Lo sapevo che mi ero dimenticato qualcosa. Eccolo qui. Vedi che però è arrivato. Grazie mille, Fire. Allora, capture. Incolla riferimento. A posto. Vabbè. Allora, oggi per è stato un parto. Un parto, ok, oggi. Un cazzo di parto per riuscire a farlo funzionare, perché io l'avevo ordinato in diretta con voi un paio di settimane fa su Vinted. L'ho ordinato a un punto di ritiro. Grazie Folcus, a quinto mese, grazie di cuore. A un punto di ritiro, quindi non a casa. Non mi arriva la mail che mi dice è arrivato. Mi arriva tipo, avevo lo spazio pieno. Mi arriva dopo qualche giorno dicendo: oh Ciccio, vieni a ritirarlo. Faccio: ok, lunedì passo. Passo oggi, no, l'abbiamo rimandato indietro venerdì. Bestemmio. Torno a casa, io oggi devo registrare e ho passato l'intero pomeriggio a cercare di applicare il metodo Mad Phoenix per giocare a Poké Park sulla mia Wii U. Sì, penso mi rimborseranno, adesso vedo. Quindi insomma, io il gioco l'avevo anche acquistato, però per fortuna il metodo, perché su emulatore non so come funzioni onestamente, è molto più sicuro giocare su Wii U o su Wii. Con il metodo Mad Phoenix teoricamente dovrebbe andare. Ho fatto questa prima partita di 0-0-0 solo per provare che funzionasse effettivamente, quindi non ho visto nulla se non letteralmente che c'è un Mew nell'introduzione, quindi ora lo guarderemo assieme. Non so nient'altro, c'è io questo fottuto Poké Park, suppongo sia un parco con dei Pokémon e che Pikachu svolga un'avventura, non so nient'altro. No, no, io volevo questa immagine. Vabbè. Password penso sia per un dono segreto. Andiamo nelle opzioni. Velocità testo. Facciamo le cose per bene. Veloce. Ok. Funzione Rumble. Sì. Ed entriamo nel Poké Park. Non ci viene detto nient'altro nello schermo di selezione. Ok. Grazie Farabuttone. Grazie di cuore. Mua. Povera regione di Hoenn. Scagata malamente perché ci sono Charmander, Cicorite e Piplup. E Pikachu viene fatto cadere in un buco da Mew.
Ok, analizzerà attentamente la lore del gioco. Zompano volontariamente in un buco che ricorda il mondo distorto. È morto. Beca! Noto sì che le animazioni sono molto carine dei modelli. Ah, parlano i Pokémon. Ok. Pikachu, il tuo nome è Pikachu? È un nome bellissimo. Io sono mio. Fase 1, la ricerca. Ti prego, ho bisogno del tuo aiuto. Il prisma celeste che protegge il Poké Park si è frantumato. Che cazzo vuol dire? I suoi frammenti si sono sparsi in giro per tutto il Poké Park. Se non verrà ripristinato, l'oasi celeste sarà privata del suo potere. Grazie Marabub, benvenuto, grazie di cuore. E precipiterà sul parco. Ti prego, aiutaci. Primo mese, grazie di cuore, grazie davvero. Ok, dobbiamo raccogliere i frammenti. Sono in tutto 14. Perché? Per come? Beh, certo, per proteggere il parco. Va bene, Mew. Ma i... perché mi hai rapito? E sappiate che, essendo la prima volta che gioco a questo gioco, il mio gameplay, il mio let's play, il mio commentary non sarà viziato in alcun modo da nostalgia. Sarò un asettico, critico... super partes. Non è vero, perché è un gioco Pokémon uscito prima del 2016, quindi ne parleremo bene per forza. Ok. Mew ci ha rapito. Ci ha dato una missione... sì, somiglia a leggende questa cosa. E c'è un Chatot. Pruppu! Ehi, ciao! Non ti ho mai visto da queste parti. Pruppu! Chi sono io? Io mi chiamo Chatot e sono la guida del Poké Park. Porco... Chatot nella mia testa dice quello. Se non ti è chiaro qualcosa qui al parco, chiedi pure a me. Io... Cerchi i tuoi amici? Charmander, Piplup e Cicorita? Non saprei, non li ho visti in giro. Certo che ci sono cose che nemmeno io so. Beh, esplora per bene il Poké Park e forse li troverai. Parlo con la voce del Pokédex dell'anime. Ti ci porto io, seguimi. E vedi, ti ci porto io, seguimi. Afferrato il telecomando Wii all'estremità. Grazie Marabub per l'abbonamento regalato. A chi è andato? A cazzo, ad Andre. Grazie di cuore. Mua. Allora, noto con piacere che sotto abbiamo una minimappa. Se io sposto in alto lì abbiamo qualcosa? No. Ok, quindi posso tenerla per ora anche qui in alto. Allora. Grazie mille, Mara. Con uno si corre. Così si cammina. La telecamera è guidata, perché ovviamente non hai l'analog stick sulla Wii. Con due salti, con A non fai un cazzo, con B sposti la telecamera in direzione di... ok, di dove guarda... ah, va bene, dai, ok. Sposti la telecamera in direzione di dove guarda Pikachu. Immagino che più sia... no, più e meno per ora non fanno nulla. Sì, l'host è molto carino. Ah, eccoti. Prima di andare al Poké Park vorrei che provassi un paio di cose. Sei capace di... sì, zio. Ah, ok, spacco le casse alla Crash Bandicoot. Cioè, non so nemmeno che tipologia di gioco sia, se è un RPG, un platform. Non so un cazzo, ragazzi. Ok, le casse ovviamente di Opera contengono oggetti. Se ci passo sopra li prendo. Va bene. Pruppu!
Vedo che hai sfasciato la cassa. Ora sarebbe il caso di provare a saltare. Sì. Ok, più tieni a lungo, più salti. Va bene. Oh, sei un coglione, Pikachu. Cazzo, è veramente difficile da manovrare con il remote Wii. Perché c'ha solo la pulsantiera. Ed è un po' un controller di merda per i giochi con movimento tridimensionale. Non riesco a saltare. So già che... se dovessero esserci dei puzzle del genere mi incazzerò, godo. Bene, ora che sai tutto su sprint e salto, sei pronto ad avventurarti all'interno del Pokepark. Grazie per questo tutorial, Chatot. Ci sono tantissimi modi per divertirsi. Non voglio giocare ad inchiapparello con te. Ciccio, ti sentivo che stavi piangendo, merdaccia. Ok. Sono minigiochi, tipo? Ok. Non è stato difficile. Non esagerare con la spinta, mi gira la testa. Sono felice di vedere tutto questo vigore. Ok, sconfiggendo gli avversari diventano amici. Anche noi ora siamo amici, ora ti spiego un'altra cosa bella. Insieme all'amicizia ottieni anche delle bacche. Ti serviranno per un bel po' di cose all'interno del Pokepark. Non ho più molto da insegnarti, non ti resta che esplorare il Pokepark. Va bene. Buneri. Super giochi, sono minigiochi, quindi. Lo troverai oltre questa foresta. Ora scusa, ma ti precedo. Ok. Lo sprint va tipo resettato e credo sia infinito. Perché ho visto che altrimenti finisce, ma se spammi uno invece lo riattivi. Per parlare con un Pokémon vacci vicino e premi due. Quelli con qualcosa di importante da dire avranno sulla testa l'immagine di una nuvoletta. Ok, quindi interagire è importante anche qui. Ok. Grazie Teo. Bentornato sedicesimo mese, grazie di cuore. Ok, quindi con A si tira il fulmine e con B tipo locchi la mira. C'è la mira assistita. Snorlax sono io domani durante il direct. Speriamo di no. Speriamo di non doverci fare una sonora dormita. Ok. Per ora una mappa degna di Alola e Galar. Però il tutorial, cioè, capite? Taccuino Pokepark. Puoi scriverci dentro i nomi dei Pokémon in italiano. Infatti la cosa più bella del Pokepark è proprio fare amicizia con quanti più Pokémon possibili. Ok, una sorta di collector comunque anche qua. No, va 100... ci si può platinare anche sta roba, quindi? Che cazzo vuol dire? È la mia potenza? No, quanti cazzo siete? Ah!
Bro! Punto esclamativo Telegram, Mara. Allora, per sicurezza io salvo. Immaginavo ci fossero anche quelli segreti. Benvenuto Menito Bussolini, grazie di cuore. E meno male che è benvenuto e non bentornato. Avvicinati a un cartello e premi 2 per leggerlo. Talvolta ti sarà di grande aiuto. Immagino. Sapevi che puoi catturare i Pokémon con le Pokéballs? No, ok. Di qui si entra nel Pokéfottuto Park. Grazie, Odis! Bentornato! Sì, mi sei mancato, Odis. Come va? Most valuable player. Quando torna Daniela, ragazzi, a causa di questa situazione d'emergenza, Daniela è dovuta tornare a Roma, quindi non abbiamo potuto registrare i tutorial sull'RNG. Stavo dicendo, Game Freak, The Pokémon Company, li mortacci vostri. Perché le grafiche in stile realistico alla Zelda? Se non lo sapete fare, quando la grafica cartunesca già su questo gioco è così bella, guardate com'è vibrant, colorata, è ovvio, è un gioco della Wii, quindi le texture sono quelle che sono, però guardate che bello, cazzo. Cinciapu, che cosa strana, io Charmander e Primplup ci siamo lanciati nel tunnel per seguirti. Non credo parli così, Cicorita. Ma mentre cadevo giù ho preso una direzione diversa dagli altri. Questo è il Poké Park, vero? E noi adesso ci troviamo in un posto chiamato Bosco. Porca troia, è un posto misterioso. Cosa ne pensi di Duraro Tsushima e Yamete Kudasai Oni-chan? Non l'ho mai visto il suo let's play di Poké Park, se non tipo sporadicamente qualche piccola cosa di cui ho rimosso ogni ricordo. Però so che Durarozu è stato l'unico uomo ad aver fatto il let's play di Poké Park, tipo. Ok. La minimappa sotto non è male, comunque. Vai, Chato, dimmi un po'. Fatemi girare un attimo prima di andare da Buneri, sono curioso. Scatto lampo di Bulbasaur. Una gara di corsa tra Pokémon per partecipare servono 5 bacche. Ah, e io non ce le ho 5 bacche. O ce le ho? Ok, trattamento speciale, va bene. E tra l'altro a quanto pare c'è un Venusaur che veglia sul bosco, che tipo è l'adulto che ti sgama.
Sono dei mini giochi, quindi. Che figata. Scatto lampo di Bulbasaur. Fatti strada su un percorso boschivo. Raggiungi il traguardo in tempi record. No, bello. Scegli un amico. Quindi posso giocarli con più Pokémon, questi cosi. Figa, sono un mostro! Un mostro! Grazie Lucky Luke, bentornato, grazie di cuore. Vabbè, era il primo minigioco, sono tipo, mi ricordano Wii Party per certi versi, se lo stile è questo. Ottieni 100 bacche, in culo a mammata. Ok. Sì, sono d'accordo, Ender. Sono molto d'accordo. Poi il discorso è che Breath of the Wild è un gioco riuscito bene graficamente. Scarlatto e Violetto vogliono fare quella grafica lì, però sono decisamente riusciti peggio, mi spiego. Ok, quindi se sblocchiamo gli amici poi possiamo farli, e immagino abbiano delle statistiche diverse sulla base del minigioco, tipo visto che avevano un bonus diverso, quindi per fare i record del mondo e platinare credo dovremo utilizzare i diversi amici. Ehi voi, avete giocato al super gioco, vero? Pezzi di merda, venite qui, vi spacco il culo! Grazie TP Amask, bentornato! Sapete, vero che è vietato giocare al super gioco in questa zona? Mi dispiace, ma adesso devo portarvi da Venusaur. No, no! Figa, bello Cicorita che rimbalza su Mankey. Oh no, è colpa mia. Venusaur si trova oltre il cancello al di là del fiume. Ok, fatemi vedere quanto posso effettivamente esplorare di questa mappa. Ah, ok, ovviamente è limitata. Suppongo limitata, sì, a ciò che vedo nella minimappa. Quindi ok, grazie che graficamente funziona tutto sommato bene. È molto limitata la mappa, però non sembra essere, no, è abbastanza piccola in realtà. Tipo qui non posso scendere. Vuol dire che tutte queste zone qui sono finte? Cioè sono dei placeholder? Non esistono davvero? Ma mi sembra strano però. No, lì c'è una cassa, c'è un Lifeon. Probabilmente sono altre zone della mappa che si sbloccano uscendo da... Ok, deve essere strutturata a zone. Grazie ziofobia, o ziofobia, immagino sia ziofobia. Benvenuto, grazie di cuore. Oltre il fiume, quindi di qua, questo è il fiume.
Hai giocato al super gioco vietato e l'hai pure completato. È oltraggioso. Dov'è Cicorita? E dove vuoi che sia? È da Venusaurus. Ovvero al di là di questo ponte. Vuoi passare? Fammi una pompa, stronzo. No, basta, me ne volevo andare, zio Pera! Ho capito. Quindi, siccome Turtwig è la tartaruga presumibilmente lenta, vuole che io faccia il record nel super scatto che abbiamo fatto prima con Turtwig, che deve essere un pippone. Ok, fammi andare via. Quindi immagino di dover tornare indietro. Ah, ecco Turtwigs. C'è anche un Munchlax. Figo. Vuoi che giochi al super gioco di Bulbasaur? Ma non si può! Va bene. Dobbiamo inchiappare Turtwig. Ti inchiappo, coglione! Preso! Mamma mia, raga, è volato in mare! La... Quindi è tutto super petaloso, i Pokémon vengono qui per giocare, non dobbiamo trapanare il culo di nessuno? Peccato. Bulbastard. Con calma. Ok, va bene. Mi preparo poi a trapanare i culi. Allora, io dubito che spiky la difficoltà solo perché dobbiamo utilizzare... Ah, possiamo usare anche Bulbastard. Record 10 secondi. Bonus. Che cazzo, io non ho capito che cazzo vuol dire bonus. Vabbè. Vai, Turtwing! Corri, porco zio, corri! Corri! A posto. Cosa ne pensi di Alcibiade? Grazie Nat, bentornato, 12° mese, grazie di cuore, un bel anniversario. Ma io sono fan di Pericle, comunque. No, come gioca ancora? No! Ah, non l'ho superato? Porco due. Corri, bastardo, corri, figa! Ah sì, ma sono una scimmia e lo sto rifacendo, ok. Aspetta.
Prima c'erano altri due bastardi che vo... Scusa. Vieni qua. Vieni qua. Scoiattolo di merda. Pom! Devo dire che è molto soddisfacente tirare l'inchiappata durissima ai Pokémon. Axiom, ma te sai nulla della ricompensa perché hai trovato la medaglietta d'oro? Allora, sì. So che... non è con me o con Federic che dovete prendervela, perché sono 100 anni che io e Fede diciamo: oh, ragazzi, dobbiamo trovare una data, dobbiamo trovare una data. Però c'è veramente scarsissima collaborazione. Siccome dobbiamo essere presenti tutti quanti, io credo che Fede si sia momentaneamente rotto il cazzo perché deve organizzare la 5v5, ma gli ho detto... Chiaramente lo sa anche lui che va fatta per forza di cose, perché non puoi perdere la credibilità dopo avere promesso questa cosa. Quindi io spero che venga organizzata il prima possibile. No, la 5v5 la dobbiamo registrare, penso che inizino tra poco le registrazioni, adesso è inizio marzo. No, scusa! Ma pure te! Ma di quanti facilisso devo diventare, amico? Ma devo giocare ad inchiapparello con tutti? Guarda sto stronzo! Godo! Allora, Tartwig è già mio amico. Esplodi. Ciao! Sì. Si nasconderà vicino a una roccia il coglione. Grazie Gar, bentornato, grazie di cuore. No ragazzi, questo è un gioco attualmente impossibile per me. Acqua? Stronzo! Non l'avevo visto, ragazzi, non l'avevo visto. Oh. C'è Munchlax. Cosa vuole Munchlax? Munchlax. Caspiterina, ho talmente tanta fame da non riuscire a muovermi. Senti anche tu il profumo di balle grandi che proviene dalle casse? Grazie Valerichi, bentornato, grazie di cuore, ottavo mese. Mua. Sì, vengo a Fasano in Puglia. Faccio il tour BAT, Barletta Andrea Trani. No, fica. No, ma è impossibile questa meccanica.
Ok. Per ora, vabbè, diciamo che potrei anche andare a passare il ponte, però ho notato che se io mi fermo un attimo qui in questa zona e provo a interagire con i vari bastardi, stringo delle amicizie. Chissà che non mi torni utile fare da subito più amicizie possibili? Tra l'altro diceva che c'è Tropius che è venuto per mangiare bacche. Vabbè, questa zona l'ho clearata. Di qua si andava verso il ponte. E qua ci sono delle casse. Non so che fare, uno scagnozzo di Venusaur sorveglia l'altra estremità del ponte. E non posso invitare la mia amica, no! E suppongo di dover costruire un ponte per il coglionazzo. No. Ma c'è un altro legno qui. Che me ne faccio di sti legni? Sto facendo una cosa che non devo fare adesso, vero? Oh, Tropius. Però scusate un attimo prima. No. Ti sei salvato per oggi, Pacirisu. Stavo scherzando. Non posso fulminarlo? Poketonks! Minchia, l'ho ucciso! Ah, ma non si incazzano! Cioè, io li posso fulminare! A loro non gliene frega un cazzo! Vabbè, torniamo al ponte sullo stretto, sono d'accordo. Senti, Drigos, fammi passare. Cazzo vuoi, Mute? No, no! Dicono che te la cavi molto bene con la corsa. Ma a sfide come sei messo? Yeah.
è stato facile. Ok. Cosa ho perso io? Non può essere! Gira a sinistra, segui la... Grazie! Ah, ora sono amico di sto pezzo di merda. Cimci era venuto per esercitarsi... porca di una puttana! Per esercitarsi. Mi annoiavo, ho colpito un albero bianco con uno sprint. Pensa un po', sono cadute delle bacche. Figo. Ma perché tutti vogliono giocare ad inchiapparella? Che palle! Ma sto stronzo è veloce. Godo. Hai fatto un passo falso, coglionazzo. Ok, adesso c'è anche... Fatemi dare un occhio. Amici. Perché alcuni sono arcobaleno? Ah, amicizie maxate. Ok. Ecco, per parlare con Aipo mi sono dimenticato dove devo andare. Scusa. Scusa. Io... credo di averli uccisi. Grazie CJ, cioè, capito? Ti saluto io, mi saluti te, grazie mille, però nel dubbio, un salutone CJ. Ah, ok, di qua. Mi dispiace, ma le regole sono chiare, il cancello non si apre, maggior ragione se me lo chiede un tipo sospetto come te, tuttavia ho proprio un langurino, se mi porterai 200 bacche ti lascerò passare. Grazie The Ghost, grazie di cuore, bentornato. Ok, immagino quindi che se io non avessi fatto tutte queste sfide avrei avuto molte meno bacche. Prima che tu vada, visto che mi hai dato le bacche, voglio insegnarti una tecnica utile quando fai una sfida. Quando affronti qualcuno puoi evitarne l'attacco spostandoti rapidamente di lato e mantenendo la direzione in cui sei rivolto. Ok. Ah, ora però non me lo fa fare. Sì. Minchia, sti bottoni sono invecchiati tantissimo. Sono vecchissimi graficamente. Is this boss fight del livello tutorial? Tipo del mondo 1? Figo. Venusaur, Venusaur. Liana salterina di Venusauro, scilla avanti e indietro, poi lanciati. Per partecipare ci vogliono 5 bacche. È tipo il gioco della liana di Wii Party. Ok.
Ma dove cazzo sono Krogan che... E cazzo in cool. Bello comunque come in questi titoli spin-off scelgano sempre tipo i villain basati sulle apparenze del Pokémon, tipo Krogan, no? È villainistico Krogan. Sì, bro. Grazie, Pueblo. Mua, benvenuto, grazie di cuore. Il cattivo che rovina un'amicizia. Non mi suona poi così male. Ok. Quindi contro i balordi c'è la sfida a botte. Sei bravo a corse, ma con le botte come te la cavi? A stronzo! Orco Diaz! Ma è molto semplice, devo dire. Per ora. Krogan classico tipo che palpa le signorine in discoteca ma fa il finto coglione, pure sugli autobus. Ma pensa a te, ti ho restituito le bacche e dato pure dei consigli e tu mi attacchi senza pietà. Ma non voglio diventare amico dei balordi comunque. Saitere qui per fare aga. Ra. Quanto cazzo è bella questa montagna con palchia di alga comunque. Ciao Mankeys. Dite di cercare Scyther. Aspettate che faccio la sfida con Mankey che Venusauro mi ha detto che devo incularmelo. Oe balordo! Minchia che raggio merdoso che c'ha il fulmine. Mi piace l'esultanza di Pikachu. Sembra che debba droppare un saluto da un momento all'altro. Grazie Leo. Mua, secondo me sei bentornato. Incredibile come la SAD siano Maisello, Chicco e Spighetto. Molto vero. Unima confirmed. Di qua dove vado? Oh, Spirons. Ah no, è vero, è Spiro che devo battere una sfida. Grazie, Nico. Mua, bentornato, grazie di cuore. Che si dice, tutto bene? Più o meno. Situazione un po' particolare in casa, però si va avanti, si resiste. Grazie a te. Grazie, arrivo dal pubblico di YouTube e la prima interazione con Switch è stata la sub. Aspetta, in che senso? Ah, con Twitch! Ok. Grazie, Pueblo. Ma figurati. Ok, non avevo letto. C'è una piazza piena di tronchi di legno dove si trova... Succhiami il cazzo, bastardo! Allora, una piazza piena di tronchi di legno. Questi a me sembrano tronchi di legno. Non erano loro. Dobbiamo trovare il fratello minore di Spiro con cui fare la gara. Grazie Bananone, bentornato, grazie di cuore, sbananami tutto. Sdiliding dilidong. Questa è una piazza con dei tronchi a casa mia. Oh, Chimchars. Sì, adesso se lo becco gli rompo il culo a Scyther. Devo beccarlo però.
Vieni, cimmaciarti, pigliati questa, stronzo. E passano veramente un rincoglionitos. Minchia, è forte sto stronzo. Balordo! Sì, è per Nintendo Wii questo gioco. Sì, 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 sì. Ok, quindi al cratere ci dà un'altra sfida, ci presenta... È tutto così, è figo. No, ciucciamelo, 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 no. Sì, sì, ciao, vattene a fanculo. Scusa. Aspettate un attimo. Bidoof doveva raggiungere il ponte per la sua compagna, giusto? Ci penso io. Castoro in buca d'angolo! No! Peccato. Minchia, Rumble era bellissimo anche. Anch'io ci ho giocato molto. Questo non l'avevo mai giocato, Rumble sì. Lo comprai dal Nintendo WiiWare. No, forse utilizzai i punti del Nintendo eShop per comprare Rumble. Possibile? Allora, qua c'è Franchlax, Chatons. Dove cazzo è la piazza con i tronchi di legna? Zio legna. Quella è una piazza. E questi sono tronchi. Bro, questi sono tronchi, vabbè. Se vediamo che vuole. Sudo nudo! Scusa, scusi, scusi. Scusi, signore. Sudo nudo! Arrivo dalla miniera, lì non ci sono altre che rocce. Non riuscivo a usare la mia tecnica di mimetizzazione nel verde. Che vuole, fa nascondino, sto coglione. Sì. Oh, ho visto Spiro! No, fermi tutti, fermi tutti. Non dimentichiamoci che era lì. Ah, ma è nascosto proprio qui intorno. Che babbo. Ma è... Ma fra... Ma ti si vede? Ciao Ender, buono studio, RIP. Se vai alla miniera salutami tutti. Ho capito, sì. No, 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 puppamelo, 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 puppamelo. Ok. Allora, calmi perché avevo visto Sbirro. Eccolo. Prova d'atletica. Figo, Pokéathlons. Pokéathlons, Pokéathlons. La prova d'atletica consiste in raggiungere il tempo... Saltando al posto... Oh, figa. No, 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 no. No, ragazzi. No, qui si rage quitta. Il mio Pokémon preferito è Cyndaquil o Celebi. Tutti e due... Ah, vabbè, dai, questo era facile. Pensavo peggio. Pensavo di non avere finito. Ok. Mi pento profondamente, minchia, mea culpa. Mi dolgo e non so le preghiere, scusate. Come si poteva intuire dal mio orientamento religioso. Ma se io tipo voglio sparcureggiare, c'è qualche ricompensa, immagino. No, bella questa telecamera, per niente frustrante usare il... Il Wir...
Ok. Ok. È del 2010. Cazzi dentro. Tutti quanti dentro me. Saltano e ballano perché. Sì, cazzo, sì. Posso portarvi un sacco di nuovi contenuti. Allora. Sono un pro player Poképark. Ma figa, ma è. Ah, vabbè, 50 baccone. No, non si può skillare. Comunque, una cosa che notavo, è simpatico come sono inseriti i Pokémon all'interno dell'overworld del Poképark. Tipo adesso i Pachirisu che si rincorrevano, penso sia uno dei picchi toccati da Pokémon in 3D a livello di environment e di. Oh! Quello è il gran bastardo a cui mi avete detto di andare a fare il culo. Fermi tutti allora. Su quella lingua di terra sta Saiterone. Ciao bastardo! E questa è la mia presentazione, stronzo. Oh, porco Diaz! Cosa? Oh, bro, bro! Bro, piano! Che cazzo? Fra? Fra? Che vuoi? Non ho voglia di parlare adesso. Oh, pezzo e merda! Mamma, to rombo culo, strunz. Ma perché mi avete fatto fare questa cosa, ragazzi? Vabbè, sentite, ragazzi. Io ce lo ributto un'altra volta e poi. Ah, perché lo fece Daniel Carafa. Ok, vedete, non conoscevo questa lore. Vattene a fanculo, pezzo di merda. Vediamo se riesco a ributtarlo. Prima ho fatto una pro player move clamorosa. Cioè, l'ho fulminato e poi in un secondo l'ho sbuttato in acqua. Pezzo di merda. Fango umano. Fango! Guarda come spamma! Cioè, mi spawnkilla! Thank you.
Fanculo. Sì? Sì? Vabbè, basta, mi hai rotto i coglioni. Allora, adesso devo fare il primo boss, quindi posso finalmente sfidare il Venusauro. Parlaci quando è tranquillo. Forse non è stata una buona idea tirargli un fulmine come presentazione. A posteriori, mi verrebbe da dire. Fuori dalle palle. Ma per ora, anche se si parla del mondo introduttivo, quindi è tutto a livello base, giusto per insegnarti, è interessante, onestamente. C'è da vedere quanta varietà riusciranno a darmi con i minigiochi. Cioè, quanto è capace di tenersi non poi noioso col progredire della storia. Sono curioso anche di vedere, appunto, per quanto dai toni immagino sia un gioco rivolto soprattutto ai bambini, sono curioso di vedere se narrativamente ha qualcosa da offrire. Per il resto, per ora comunque è simpatico, cioè un giochino simpatico. Capisco perché tanti ne provino così tanta nostalgia. Ma che arrogante! Siendome buono, se vi è dato accedere alle altre zone e al mio super gioco c'è un motivo, è pericoloso, ecco perché. Statevene buone nel bosco e non succederà niente. Figa, è come parlare con un muro. Ti prego, supera la sfida di Venusaur, così capirà che divertirsi nei super giochi è un diritto di tutti. Oh, è così, non volete sfidare al super gioco? Staremo a vedere. Se completi la liana salterina, cambierò le regole della zona. Ma fino ad allora, che ste zona mio, fra. E allora tutti potranno giocare al mio super gioco quando vorranno. E in più sarà possibile andare alla piazza del Poké Park liberamente. Costa 5 buck. Vu prova? Vai, stronzo. Obiettivo 50 metri. Punta il telecomando Wii verso lo schermo e muovilo come illustrato. Grazie Slenderchu, 23esimo, bentornato, grazie di cuore. Cerca di sincronizzarti con i movimenti sexy della liana per ottenere maggiore spinta. Quando hai abbastanza slancio, salta premendo B al momento giusto. Ok, è letteralmente come quello di Wii Party. Bentornato Neon Flip. Mua, grazie di cuore. Bentornato. Figa Ambipom, se solo l'avessi reclutato tra i miei cazzoni non era male, eh? 72 c'aveva, vabbè, famo manchi. Che figata, sta appeso per la coda! Ma bellissimo, raga! Hey! Scusi, quanto ho fatto? Uey, 50 metri! Ah, niente bonus Unchad. Rifacciamo. Perché è contento, Mosu Strunz?
Avete visto comunque che ho rimesso, siccome sono da, ho ricambiato OBS, adesso ho di nuovo gli effetti fighi per la webcam che si sposta? Sium! Non pensavo che avresti completato una salterina, ma la promessa è una promessa. Anzi, scusatemi, permetterò a tutti di giocare al super gioco e di accedere alla piazza. Uffa, Venusaur, ma di cosa hai paura? I Pokémon del bosco non sono fragili come pensi tu. Non hai visto come si divertivano ad assistere al super gioco? E anche tu sorridevi, non ci credo che non ti sei divertito. Ma sentiti, quante pretese. Però a dirlo vero ammetto di aver notato che ti sei divertito. Un mondo nel mio super gioco. E anche io mi sono divertito tanto. È vero che non c'è nulla da temere. Voglio avere fiducia nel vostro coraggio. Come promesso, aprirò il cancello che conduce alla piazza e permetterò a tutti di partecipare al super gioco. A proposito, Pikachu, eccoti un riconoscimento per aver completato la liana salterina. Wow, oh frammento, Mew sarà contento. Ah, c'è un motivo se ho chiuso il cancello della piazza. Ho litigato con Empoleon! Il ma? Ma? Il mastro! Di spiaggia e ghiacciaio e Blaziken, quello di miniera e cratere, sui valori del Poké Park. Quindi l'ho fatto per proteggere il bosco. Che sborra, ci sono altre aree! Minchia, siamo Ciro di Marzio! Dobbiamo andare nelle zone controllate dagli altri boss e riferire loro un messaggio da parte del bosco. Te ne si fuggiù dalla Spagna, piezza e merda, ma mo ci ripigliamo tutto quello che è nostro, strunz. Dobbiamo andare a riprendere tutti gli altri capi piazza sotto la nostra bandiera. Che figata! Figo, oh hype, abbiamo ancora un'oretta e mezza, ragazzi, quindi si va durissimi verso Empoleons, Blazigans e quest'altra gentes. Prima però voglio fare un'altra partita a liana salterina. Oh, ma Krogan c'ha il bonus a 67 metri. Zio Bombola. Proviamo. Non lo so ancora, non lo so, non mi è stato detto niente sul Joe Comics. Vi farò sapere, tranquilli. Se dovessi andarci, vi farò sapere. Ui! Oi! 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 Hey! Mi sa che più in alto di così non si può. Oi! Oi! Ammammata. Sa che ho fatto schifo, voglio. Ehi! A faccio lo cazzo! Ma il Torino Comics già ci sono stato. Ah, Marvel, stai trollando, vattene a fanculo. Ci sono stato a dicembre al Torino Comics. A Bergamo sì, ma non è a maggio Bergamo? A Bergamo al Comic Con vengo sicuramente, penso. A casa tua pure farabutto, penso di venire. No, l'Umbria con... ragazzi, gli umbri migliori. Fiera, mi sono divertito un botto con la gente umbra. Fighissimo. E... vorrei fare Napoli Comic Con, a dire il vero. Napoli Comic Con... con maglia di Maradona vorrei fare. Quello deve essere figo.
Ma io ve l'ho detto, mi sarebbe sempre piaciuto fare una roba tipo Nerd Cultura Tour, però non lo so. Maglia di Higuaín alla Juve da... No. Allora, mo possiamo tornare al Boshko, però prima di andare avanti dal Boshkov vorrei farmi dei nuovi amici. Scusi, signori amici. Oh, c'è sta torterro, fra! Che ste forte veramente. Scusi, mi scusi. Sei stato tu a smuovere l'animo di Venusaur dando vita ai cambiamenti avvenuti nel bosco. Venusaur, Fanculeon e Blaziken, sarebbe davvero bello se quei tre facessero finalmente la pace. Cosa, vuoi fare una sfida? Sì. Infatti... Stavo dicendo, però sei di tipo terra. Non lo sa se posso vincere sa sfida. Ciao Geox. Ma porco due, ma ti ho schivato le fo... E la madonna, ma questo è troppo forte in culo. Mi sa che questo mi sdruma. No, ciucciamelo invece, io torno adesso. Se no dobbiamo apprendere codacciaio, mi sa, come dicevano le sacre scritture. Zio Bombola! Zio Bombola! Boom! 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 No, fermi però, ho bisogno della webcam di là. Ma c'ha 4 di vita sto coso! No, mi sa che non si può fare. Sì, a mezzanotte sicuro, anche perché poi non so se... Forse non si vede, c'era l'ora extra lì in basso, siamo a 61, quindi direi che sì, tiriamo fino a mezza. Non credo di poterla fare questa. Però proviamo. Ok, quando lampeggiano sono invulnerabili, claro. Ma figa, cioè questo mi prende anche quando... Cioè, non posso nemmeno schivarle le foglie lama. Come cazzo faccio? Cioè, è fattibile? Sì, domani c'è. Domani reaction, certo, al Pokémon Presents. Certo. Giragli attorno con uno. Ok. Devo attaccarlo alle spalle. Ma non è facile. No, no, ma ce la faccio, raga. Ce la dobbiamo fare. Ce la possiamo e ce la dobbiamo fare. Figa. Ma porca troia, ma cazzo c'hanno i radar termonucleari ste cazzo di foglie lama di merda. Sì, no, ti predictano gli spostamenti, zio Pera, perché adesso era andato bene. No, no, ce la si può fare. Forse devo scularla durissimo. Zio porco, non sarà un po' troppo pure il tetamoto, il battipiedi. È che non ho angolo di sterzo. Cioè, bro, var, zio Pera, var! Calciopoli!
Grazie Kino. Mua. Quarto mese, grazie di cuore. Ah, è vero. No, sai che però ho controllato, non ho più l'abbonamento su GeoGuessr, quindi dovrei shoppare. Guarda che mi predicta. Stupiezze merd. No, non, con due di vita non ce la faccio, ragazzi. Ci provo l'ultima volta, amici. Ma credo di dover guadagnare della vita in più. Fidati, è fattibile. E allora non mi arrendo, va bene. Allora non mi arrendo. Vai, vediamo. Grazie Raikwazone. Mi sono impantanato, Dio povero. Sì, vabbè, vaffanculo, tu madre. Grazie mille, Raikwaza. Adesso si inizia... no. Ora però i sensibili di orecchie sloggino ora da questa chat, perché qui inizia a diventare greve. Dicotomia del pene! Dio Archimede! È schiliscio. Va bene, dai, via. Oh, io leggo gente, Gallettaz, che dice io a 10 anni, ma vaffanculo, allora ce la faccio pure io a 25 se ce l'avete fatta voi a 10. Dio porco. Suka! No, il fulmine non gli fa danno comunque. Sa che non ce la faccio io a 25, sembra di aver capito. Tutera! Stronzo. Ed è così che Torterra diventò il mio Pokémon preferito. Grazie Ambifoms. Oh figa, che cazzo ho evitato. Un mostro. Però ragazzi, lo devo anche colpire. Figa, scappa, figa! Corri, scappa, c'è il ne... qua non volevo ricolpirlo. Axe, quanto eri alto a 14-15 anni? Sempre 1,85-1,84. No, ragazzi, no. Adesso ci vado alla piazza. Adesso mi lasciate sfidarlo, però. Mi avete messo... Cioè, non vale che prima io vi dico, vabbè, dai, allora non si può fare. Poi voi mi dite, no, Axo, si può fare. Adesso io non devo... No, io ora lo faccio. Zio Capocchia, ho preso Ambipom. Però ho preso pure lui. Come cazzo freno? Ah, ma io posso zompare, è vero? Ultimo e basta.
Dio povero, volevo scappare! Dio, 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 ti odio, volevo scappare! Porco Dio! Si può fare. Non era l'ultima, allora. No, scusa, Ciccio, ti ho spaventatus, poverino. Povero Pippolo. Ma come si fa 10 anni a fa' sta roba? Impossibile. Impossibile farla a 10 anni. Veramente impossibile. Ok, comunque ha un certo range. Buono. Quindi io devo riuscire ad allontanare... Ho capito la tattica segreta proibita. Assoreta. Devo riuscire ad allontanarmi abbastanza dopo che gli tiro la capocchiata. Ecco, tipo ora stavo sbagliando il timing del Criston! Troppo vicino, meno male alla fica. Porca madoscola! Colana di Dio, povero! Odio tutti quanti! Scusate. No, come niente parolacce. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Gli si gira intorno. Non fa niente, ragazzi, l'importante nella vita è saper prendere le sconfitte con sportività. Questo sarà il mio più grande accomplishment di questa settimana. Axo prova a saltare per schivarli, ma in realtà secondo me l'importante è stare lontano, perché saltando non credo sia reliable. Vediamo. Tanto ormai l'ira non mi contraddistingue più, io sono... convinto di poter superare anche una perdita fatta, cioè una sconfitta subita a uno di vita rimanente per Torterra con il massimo della filosofia. Gli scatti d'ira non fanno più parte del mio essere, che ormai si identifica con il più canonico dello stoicismo greco.
tuttavia devo dire di detestare l'altissimo. Lo odio veramente un sacco. Allora lo amo adesso. Va bene. Va bene, vediamo se funziona. Vediamo. Questa è la scommessa. Avete ragione voi. Perché odiare l'altissimo quando potrei amarlo? Avanti. Ti metterò alla prova. Fammi battere Torterra, altissimo. Io ti amo. Amo Dio. Ti amo, Dio, tranquillo. Non fa niente, impegnati di più. Scusa, Oddish. Non fa niente. Non fa niente. Non fa niente. Io sono un uomo sportivo. Nello sport si vince e si perde. Oggi abbiamo perso. Forse domani vinceremo. E quando il gioco si fa duro, i duri entrano in gioco. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Rosso di sera. Bel tempo si spera. Jim Morrison. O Maria Salvador, te quiero mio amor, tetraidro rivoluzione tra le note di questa canzone. Non è verde soltanto l'invidia che divora la società, ma è verde una foglia che vibra, piccolo spazio. Pubblicità. O Maria Salvador, te quiero mio amor. Tetraidro rivoluzione tra le note di codesta magnifica canzone. Gracias el Chile, gracias J-Ax, obrigado. E adesso, signori, su quella lingua di terra si trova colui che viene ricordato, il niente parolacce scaduto, come il gran bastardo. Io recluterò il gran bastardo. Ciao, coglione stupido. Voglio fare una sfida con qualcuno di forte. Non mi sfuggirai, Saiterone. Comunque le compatibilità di tipi ci sono allora, perché il Super Flumine ha fatto un botto a Scyther. Oh! Oh! Vabbè, sono veramente una pippa. Ho fulminato l'erba. Coso? Coso?
Ho già capito comunque che non sono forte in questo gioco. Tipo per niente. Allora, fermi. Ma perché? Cioè, mi dicono che io posso schivare? Ma non funziona, guardate. Bro? Adesso questa l'ho persa volontariamente. Cioè, o che c'hanno una hitbox così gli attacchi? E che poi si combatte su un terreno molto minore qua contro Scythers. Va bene! Ciao Axo, cosa ne pensi dei nuovi leak usciti? Se uscisse un remake di Unima, lo preferiresti in versione cibi o più simile a Spada e Scudo? Tutta la vita più simile a Spada e Scudo, zio Pera. Domani attacco alle 14 la reaction, visto che poi inizia alle 15 il direct. Facciamo due chiacchiere, ci disilludiamo assieme e poi vediamo. Mamma mia, raga, io sono veramente a sto giro. Non voglio dire che sono in hype, perché non sono in hype. Però sono teso. Sono teso questa volta, ragazzi. Perché ci sono tante cose in ballo. Ma la cassa per dare a Tropius la baccona. No, Silver White e Gold Black mi sembrano proprio una roba assolutamente impossibile. Se esce Unima Cibi mi trovate freddo, sentite me. Ah, ecco la baccona. Da portare a Bacco Bacconi. Bacco Bocconi. No, io un remake vorrei vederlo di Unima, non... Oddio, però. Calmi. Fermi tutti. Fermi tutti. Se dovessero scegliere di fare un remake di Unima open world, ok, merdoso, alla scarlatto e violetto, virgola, ma a capo... Grazie, Raff. Benvenuto, grazie di cuore. Ma dovessero mantenere tutte le città di Unima esplorabili, con la stessa trama di Unima, con una struttura della regione per quanto open world compatibile con quella di Unima, allora in quel caso potrei passare sopra anche a tutti i vari limiti grafico-tecnici. Certo, non urleremmo al capolavoro, ma sicuramente ne uscirebbe un gioco molto divertente. Succederà? No. Però l'abbiamo detto. Sì, esatto, con gli interni, inteso, chiaro. Che cazzo ha detto? Ha detto le terabacche? No, sono io che... C'ho i presagi di sventura. Ok, comunque. Ho reclutato coglione, man. Poi, Bidoff, sieda a me. Che vuoi tu? Vorrei far venire al bosco mia sorella, mia cugina e un'amica. Ammazza i Bidoof! Alabaman Bidoof! La sorella, la cugina e un'amica. È schifoso. Thank you.
Sono molto carine comunque le host. Oh, Sbinduff, dove stai? Minchia, li ha moltiplicati. No, ma è femmina. Scusi. Mi perdoni per le mie illazioni disdicevoli, signora Bidoof. Ciao, Menito. Ciao Pueblo, buonanotte anche a te. E grazie di essere passato. Sentiamo GS. Axo, senti questa idea? Leggende a un'ima open map. 4, 5, aree esplorabili. Quella di Alisopoli, Soffio Lieve. L'ovest con Libeciopoli, senza ancora il ponte. L'est con Borenopoli senza ancora il ponte propulsione. Due aree separate, in divisione tra loro. Il protagonista unisce le due tribù, in contrapposizione con un N dell'altra parte. Non male. Sarebbe... Ma sicuramente ha del potenziale Leggende Unima. Io spero, se dovesse essere questo, di poterlo vedere anche in una salsa un po' più matura rispetto al tentativo fatto con Legends Arceus. Che forse non avrei schiantato come primo a questo punto. È chiaro che poi il tempo si è trovato così, però diciamo che Legends Arceus era quello che aveva, secondo me, più potenziale di tutti. Cioè, Sinnoh era oro colato per quanto riguarda la lore, la regione, la possibilità di un'ambientazione passata. Anche Johto spaccherebbe i culi. Unima figo dovrebbe essere leggermente diverso, però è un po' più moderna la Unima, secondo me, dei due eroi. Credo. Sì, penso che uscirà il video di Gay di Poké Park. Devo, domani darò un'occhiata. Oddio, domani sono veramente super impegnato. Probabilmente giovedì leggerò bene tutte quante le candidature, se così vogliamo dirla, anche se non è così professionale. Per archivio. Chiocciola Axo Witch Axo, ma com'è grazie possibile Ghost, che una carta come Mew Gold Ultra Rara sul sito di Fede la vende a 50 euro esaurita e su Card Trader e Card Market vale solo 4 euro? Come faccio a essere sicuro dei prezzi di sta carta? Allora, per il valore di mercato affidati a Card Market e Card Trader, chiaramente. Sul sito di Fede le carte esaurite hanno un prezzo placeholder, che non viene aggiornato tipo mai. Allora, tendenzialmente i prezzi delle carte singole sono maggiorate sul sito di Fede. A lui non conviene vendere singolo e quindi le carte ci sono per chi le compra, però sono a prezzo maggiorato rispetto al valore di mercato. In più, se una carta è esaurita, il prezzo non viene aggiornato, quindi può darsi che quel prezzo faccia riferimento a un prezzo già maggiorato di suo prima che scendesse di valore l'espansione, perché sapete che ultimamente il trend è che appena uscita un'espansione le carte hanno un valore che poi scende, salvo alcune. Per cui non fare testo al sito di Fede per il valore di mercato delle carte. Come la monarchia di Unima è datata 3000 anni fa? Figa, c'è un concetto di tempo e di epoche molto strano nel mondo Pokémon, allora. Me lo immaginavo non così arcaico. Ok. Sì, per ora devo dirvi è molto carino il gioco. Adesso vado avanti, volevo soltanto reclutare un po' di stronzi, volevo fare questa quest di Bidoof. Perché diciamo che, anche se non sto mica cercando di platinarlo, però fare un po' di cose non è male.
Minchia, pure sua nonna, mo. No, graficamente è molto bello per essere per Wii, ragazzi. Ok. Fatto sbiduff. Sì, la guerra di Kalos è 3000 anni fa. Sì, 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 quella mi ricordavo. E capito, è questo che dico, non ha senso. Cioè, descrivono la lore di Johto e di Sinnoh, che realisticamente è tipo 200 anni fa, come dei cazzo di primitivi cavernicoli con le clave. E poi però la guerra di 3000 anni fa c'è Azetta che fa la mega arma suprema del cazzo tecnologico. Boh. È fantasy, ovviamente, cioè è una roba di fantasia, però... non è proprio collegato tutto per bene. Grazie Pasm, bentornato. Mua, anniversario, grazie di cuore. Allora, vediamo quanto è tosta. Porco due. Ok. Oh, wow! Ma che bella sta animazione. Assorta. Eds. Ah, lui è il nonno? Sono fighissime le interazioni tra i Pokémon, ragazzi. Axum Asinjo è avvenuto secoli e secoli prima di Legends Arceus. Le rovine d'Alfa sono preistoria rispetto agli stessi eventi della Torre Bruciata, che san quasi contemporanei. Esatto, io parlo ancora la ricordano. Sì, 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 Jesse, io parlo di degli avvenimenti della Torre Bruciata, dove comunque viene descritta una Johto, sì, feudale, ma praticamente super arretrata rispetto a quella dei fatti presenti, ma meno arretrata sembra di Kalos di 3000 anni fa, è questo che è assurdo. Se non sbaglio, i fatti della Torre Bruciata sono tipo... che cazzo sono? Forse sono... no, mi pare che siano però 100-150 anni prima. Davvero i vecchi lo ricordano? E così poco tempo prima? Grazie, Bonnie. Mua, undicesimo, bentornato, grazie di cuore. Sì, Scyther ce l'ho. Ma in realtà in questa zona del bosco ho fatto quasi tutti, credo. Mi manca Ambipom, a dire il vero. Vabbè, mo lo becco, lo faccio. Ambipom mi pare passeggiasse come un minchione da sta parte del ponte. Sì, ecco. Cosa vuole fare? Inchiapparella Ambipom? Ah, il super gioco. Grazie Mara, mua, grazie di cuore a Johnner14, grazie mille. Fermi. C'ha 3 di vita sto coso. Ok. E tira grande mossa rocciosa. Però il fulminazzo non gli fa poco. Dinosaurus. Vabbè, ma non ci fa una sega. Allora faccio direttamente così. A posto. Dovrei aver fatto all'incirca tutti. Oh,
Starlings. Raheem Starling. Non ti viene voglia di darti un'occhiata attorno? Io sono Starly e mi piace girare. Va bene. Grazie, Spark. Mua, bentornato, grazie di cuore, sesto mese. Scusa? Che idea di merda, ragazzi, è veramente scomodissimo. Cioè, ma voi siete matti. Grazie, Anshar, grazie di cuore. Per l'abbonamento regalato a Piedi di Torterra. Ciao Axo, voglio la tua top 5 attaccanti di Inazuma. Ah no, Lifeon non ho preso. Vabbè. Primo posto, Sanford. Secondo posto, Byron Love. Terzo posto, Sean Frost. Quarto posto, Gazelle. Quinto posto, Xavier Foster. Dico dei miei preferiti, ovviamente, non i più forti. Sì, è vero, Byron è listato centrocampista, tra l'altro. Grazie, fanculone, bentornato! Più o meno va, diciamo che va. Sì, Torterra l'ho fatto, ragazzi. Ho regalato un taccuino Poké Park anche alla tua amica Cicorita. Drifblim, Misdreavus e Electabuzz. Ok. Cazzo, non ho visto che deve uscire un gioco su Inazuma. Ciao Roxy, benvenuto. Retrospettiva di Inazuma Eleven. Ma ve l'ho detto, adesso probabilmente dopo Poké Park e Horas arriverà il platinaggio di Nero 2 e un gameplay retrospettivante di Inazuma Eleven 2 Bufera di Neve. Potrei fare questa roba qui. Questa, tra l'altro, era un remix della musica di Cetra, quella di Cicorita, ovviamente, essendo di Giotto, ci sta. Odio la telecamera di questo gioco. Grazie Marco, bentornato per il decimo, grazie di cuore. A sto giro fallo dal primo in poi, così si retrospettiva bene. Minchia, dite di partire da Inazuma Eleven 1? È un po' più acerbo l'uno, eh. Art Gold, ragazzi, praticamente sto facendo letteralmente tutto. Mi manca solo il parcolotta, ma penso di volere una pausa perché inizia a diventare molto ripetitivo e o lo faccio off camera, però non mi va di fare il record all'azienda off camera, cioè record di fare... Ok. Per il resto mi mancano da scambiare tipo 14 Pokémon del Pokédex e alcuni li sto facendo shiny perché... Aspettate, vi faccio vedere al volo una cosa.
No, questo è Arcode. Prima che succedessero purtroppo i fattacci, Daniela mi ha portato un DS Lite. Cioè fattacci, nel senso che succedesse questo imprevisto per cui è dovuta tornare a Roma. Vi faccio vedere una cosa. Con questo qui è molto più facile fare RNG Manipulation. Aspettate che va basso la luminosità, se no non vedete una sega. Si può fare, vero? No? Non si può modificare la luminosità sul DS Lite? Bellissimo comunque, console meravigliosa. Adesso un pochino sporco purtroppo qui per le ditate, ma in condizioni incredibili, amici. È meraviglioso il DS Lite. Questo è un problema. Guardate anche, tra l'altro, ma che cazzo, grazie Adamello, grazie di cuore, mi si è briccato, ragazzi, guardate, a chi l'ha regalata Adamellone? Ah, resta, non vedi, si è bloccato, ma cosa cazzo, vi giuro che funzionava da Dio. Per di più è perfetto, vi stavo facendo vedere il pennino, cioè come nuovo, e questa è una roba rarissima. No, ora va, ok. No, volevo fare vedere una roba su Platino. Suono del godo. Guarda quanto è bello vedere Platino su DS Lite. Metti a fuoco. Natura. Praticamente, tramite il cambio di DNS, quindi connettendo ad oggi una console con un gioco di quarta generazione a internet, è possibile scaricare tutti gli eventi passati, compreso, inserito dai fan che hanno aperto questo server alternativo, il flauto cielo. E quindi si può fare l'evento di Arceus e l'ho con successo manipolato, shiny, di natura allegra, quindi sul cazzo di DS Lite, senza action replay, senza emulatori, senza PKX, Arceus Shiny, natura allegra, fatto per bene. Lo so, ragazzi, che vi aspettavate i tutorial, appena torna Daniela vedremo di farli. Tra l'altro li faremo sul suo canale, non sul mio. Gli ho venduto i diritti, mi ha dato 10.000 euro, le ho detto ok, dai, ti do i diritti dell'RNG Manipul. Non è vero, ovviamente, prima che qualcuno poi magari ci creda. Però insomma li faremo sul suo canale. Oh, si mette a dormire il coglionazzo. Che figata. Starlings? Scusi, Sterling. Di qua ci posso andare?
Ancula mammata. Dove cazzo? Ah, da Driftblim, ok. Scusate, sono un coglione. Come no, parolacce, dove? Dove sono? Non è vero. Purtroppo Arceus Shiny non è trasferibile su Oma. La banca Pokémon lo blocca per ragioni ignote. Io volevo manipolarlo con il Void Glitch su Diamante. Ma non è trasferibile, quindi me lo dovrei tenere al massimo su 3DS e non ha senso tenere un Pokémon così particolare su una sola console senza trasferirlo ai nuovi giochi, secondo me. A meno che tu non stia platinando la quarta gen come sto facendo io. Cioè io, ragazzi... No, dopo vi faccio vedere. Voi non avete idea. Voi non avete idea. Voi non avete idea. Quando farò il video recap del platinaggio, ma c'è di quella roba. Allora, con Driftblim ci ho parlato. Poi di qua si torna al bosco. Ah, lì c'è l'Ectabuzz. Scusi. Ok. Ci potenzia il fulmine, quindi l'Ectabuzz. Bello il training arc con l'Ectabuzz. Figo. Minchia, 1000 bacche? Tu madre. Ma di qui posso passare? Dove cazzo devo andare? A Mistrivas, certo. Questa sembra una hub alla Mystery Dungeon. No, si possono fare le foto? Che figata! Bello che ci mettono il watermark. Trademark, Pokémon, Nintendo. Trademark, 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 Pokémon, 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 Nintendo, Pokémon. Pokémon, soldi, soldi, Pokémon, soldi, soldi. Scorrupi. Ma dove minchia devo andare? Ho parlato con tutti. E mo? Ho potenziato il fulmine. Cicorita, non mi dice un cazzo. Devo tornare nel prato. Look at that. Look at that.
A Misdrivas ancora? Lo so che devo andare da Empoleon, però non mi ci fa andare. Qui ho il bosco. Il bosco già l'ho finito, credo. Oddio, cos'è quella roba rossa, però? Ciao, scusa Oddish, io e te non siamo ancora amici. Oddish. Sì, famo anche l'Ifion a sto punto, già che stiamo qua. Allora, devo trovare il cazzonaccio. Oh, bastardo, balordo. Minchia, questo era difficile. Ah, è Drifblim, ok, il coso. Ok. L'Ifeon era dove stava Scyther's. Quindi qui. Ma gli starli qui possono diventare amici? Ok, sì. Non so come ho fatto, ma l'ho preso. Ok. No, no, scusi. Signor Furry, ho sentito che un regista sta girando un film... Ad acchiapparello con l'Ifeon devo giocare. Minchia come trotta. Mi è piaciuta molto la montagna con palchi e di alga. Sono rimasto colpito. Molto figa, onestamente. Scusa, Trico. E quando lo piglio? Come lo piglio, raga? No! No, no, si può fare. L'avevo preso. Si può fare. Ok. Sì, la prima è dei polli. Devo tagliargli la strada perché ovviamente non lo prendo altrimenti. Ah, ma figa, adesso però sta facendo un percorso diverso. Cioè, questo gioco è così avanzato?
Yes, yes, yes. Ok, fatto anche lì, Fionz. Eugenio Bacconis. Non spara molto più lontano il mio fulmine, caro Lectabuzz. Se vado da Drift Blim, teoricamente posso tornare rapidamente in piazza col fast travel, giusto? Grazie il Nirak, bentornato, grazie di cuore. Ottavo mese. Che bello, volo taxi key. Mi fa incazzare vedere delle animazioni belle. Non lo so perché, è un riflesso incondizionato del giocatore Pokémon. Vedere animazioni belle ti provoca rabbia. Allora, dicevate di parlare ancora con Mistream Vance. Stronzo, sono io, sono tornato. Come fatti un giro all'interno, Brodemo? Ok, ora che ho parlato con lo stronzo, posso andarmene? Spiaggia. Vediamo questa nuova area. Sono molto curioso. Comunque leggende Arceus. Qualcosa da qui deve aver preso ora che lo gioco per la prima volta, ragazzi. Qualcosina da qui deve aver preso leggende. Quanti Pokémon forti. Molto carina anche la host, sì. La lite tra Gyarados e Fralighetto non è stata mica da ridere. I ponti che collegano le isole sono quasi del tutto inservibili. Gyarados e Feraligator erano pur sempre amici in fondo. Chissà perché hanno litigato se andavano così d'accordo. Eh? Cosa? Cosa? La terra trema. Ah, che paura. Pensavo che quei due avrebbero ricominciato a litigare. Mi pare di no. Allora cos'è stato?
Non ti ho mai visto da queste parti. Divertiti qui alla spiaggia. Oh, non capita spesso di vedere visitatori. Ah, dunque, sei qui alla spiaggia per incontrare Empoleon. Per raggiungere il ghiacciaio devi attraversare il mare da qui. È troppo lontano per andarci a nuoto. Ti consiglio di chiedere a Lapras di portartici. Sai, lei viene spesso a giocare al promontorio oltre il ponte. No, erano la Meloni e Salvini. Però sembra Luca Laurenti, effettivamente. È che la voce da donna, se sei un uomo, rischia di uscirti come Luca Laurenti quando ha un accento romanesco. Ultimamente Gyarados si è proprio montato la testa, non c'è che dire. Si dà aria da capo solo perché è da un po' che Empoleon non si fa vedere. Ma voglio... Avete rotto cazzo con sta acchiapparello. Vai, inchiappiamo sto Bidoof. Sto Buizel. Figa, guarda il movimento donnolesco a zigzag. Ma prima o poi ti inculo, fra. Mio fratello Flotzel sta per venire qui. Ok, quindi adesso. Ciao Axo, postazione nuova. No, no, è un'illusione. È un'illusione, Pumpkin. Guarda, se io adesso zoomo. Eccomi tornato alla vecchia. È solo inquadrata diversamente. Allora, se io quindi becco Flotsam, teoricamente poi posso fare il gioco del Gyarados. Oh, Sravagna. Perché non posso andare in acqua? Fatemi andare! Qua dovrò quindi... cioè, immagino... L'espediente sia farmi diventare Pikachu Surf. Salve, signor Wailord. Il potere del prisma celeste è strettamente collegato ai sentimenti degli abitanti del Pokepark. Quando non vanno d'accordo il potere si indebolisce e possono accadere strani fenomeni. Per ora sembra tutto a posto, ma sono un po' in pensiero perché temo possa accadere qualcosa di terribile. Che figata, cazzo, le animazioni, i suoni, i Pokémon nell'ambiente. Vaffanculo. E domani la prendiamo in culo, ragazzi. Siamo tutti pronti? Scusa, Spiro. Tutti pronti a prenderla nel Bao Gigi domani? Ciao, Diabolic. Più o meno tutto a posto, dai, potrebbe andare meglio. Ma scusate, io vorrei giocare Pelipper. No, vabbè, circuito ad anelli. Minchia, l'Elytra Flight Challenge. Ah, sì, avete ragione. Scusate. Però purtroppo non posso sbuttarlo in acqua. Oh, Tylo. Allora, sempre in movimento, ricorda, chi la dura la vince. Va bene, giochiamo ad inchiapparello, signor Tello. C'è anche Starevia. Oh, figa. Brrr.
Potrei averla trollata. Assorta. Ciao Axone, come va? Che sensazioni hai per domani? Cacca addosso, ragazzi. Grande cacca addosso. Grossa cacca addosso per domani, ragazzi. No, non lo so. Cioè, boh, speriamo di no, però io non mi illudo. Una cosa che mi ha insegnato la vita è a non farmi aspettative dai giochi Pokémon. Le ho contate. Ok. Fammi passare e levate a me il suo cazzo. Non il suo cazzo. Oh Flotzel! Oh Flotzel! Ozio Peras. Il parco tornerà allegro come prima, ne sono sicuro. Sì, sì, mi va una sfida. Oh. Al di là di cosa ci aspetta domani, vorrei dire che la situazione è davvero triste. Fino al 2022, quindi poco fa, il Pokémon Day lo aspettavamo tutti trepidanti, pieni di curiosità. Oggi invece abbiamo letteralmente paura di vedere annunciato un nuovo gioco Pokémon. Questo secondo me è il fallimento totale di TPCE. Una spaccatura del genere rischia di non essere rimarginabile. Beh, io ho iniziato ad avere paura dopo il primo tradimento, tra virgolette, è stato BDSP per me. BDSP è stata la prima volta che quando ho visto il trailer l'ho guardato e ho detto oh cazzo, ho detto proprio cos'è sta roba? Prima di BDSP tutto sommato aspettavo con discreta gioia, sì. Axo, che ne pensi di Let's Go Pikachu Eevee? Ti intriga una possibile versione a Johto? Allora, io mi sono divertito giocandoli. È chiaro che sono giochi da prendere per quello che sono, quindi delle versioni ridotte, rivolte a un pubblico più giovane, non dei titoli mainline, quindi con cui fare il competitivo, eccetera, eccetera, eccetera. Però, se non altro, li ho trovati dei remake funzionanti e estremamente curati rispetto a un BDSP. E quindi, ahimè, nonostante non ne avesse bisogno, perché già l'aveva avuta in Rosso Fuoco e Verde Foglia, in Art Gold e Soul Silver, una sua riedizione che rendesse giustizia a Kanto e la prima gen, ne abbiamo avuta un'altra con Let's Go Pikachu Eevee. Quindi io sono sicuro che un Let's Go Johto, se fosse fatto con le stesse premesse e la stessa cura dei primi Let's Go, sarebbe un titolo godibile. Certo è che quello è un Let's Go, non è un titolone. Avevo letto un po' il mastronzone, invece il mastrozona. Ok, dobbiamo andare a calmare Gyarados. Ando sta? Cioè, dove cazzo è Gyarados?
Ah, qui c'è il masso che ci blocca per andare al ghiacciaio di Lapras. Ok. Claro. Ah, lì c'è Geridos. Io però nell'acqua non ci posso andare. Ok. Ok, è tornato Piplop. Grazie, Piro. Sì, è molto scomodo sul telecomando Wii, è veramente scomodo. Veramente molto scomodo. È venuto qui a raccogliere bacche e si è rotto il ponte. Io non sono notare, perciò non posso tornare indietro, dice Why Not. Ah, ecco perché dovevamo fare la quest di Bidoof. Godopoli. Godopolone. Quindi devo tornare nel bosco. Ah, lì ci sarebbe un Drifblim, ma è bloccato. Ma Sharpedos, ci posso parlare? No. Per ora è bloccato. Col metodo Mad Phoenix posso registrare pure senza capture card solo i giochi 3DS. I giochi, se penso tu intenda su 3DS. Se è la Wii o così non lo so, io sto usando una capture card da 15 euro. E mi ha dato infiniti meno problemi delle capture card del gatto che usano tutti. Poi ho i due camlink del gatto per le fotocamere. Ma questa che uso da sempre per Switch e quant'altro, l'ho pagata 30 euro, ragazzi. Cioè 30, 15 euro. E funziona da Dio, onestamente. Ma proprio da Dio. Cioè nessun delay, nessun problema. Gioco guardando direttamente nella capture card. Easy, cazzo. Sì, sì, esattamente quello che faccio io, Ada. Proiettore schermo di OBS, guardo da lì, easy. Allora, devo andare da Bidoofs. Mi pare stesse qua in alto, Bidoofs. Dimmi, Gex. Tanto lo so che è una stronzata, eh? Non è che mi fotti, coglione. Ah sì, se volete tiro una craniata all'albero bianco. Ui! Che cos'è, una emote di Totti? Grazie. Ok. No, devo trovare altro materiale, vaffanculo. Ma io sta casa dei Bidoof non la posso usare. Vabbè. Tanto qui al bosco dovrei aver fatto tutti, credo. Mi scusi, Drift Blims. Avrei bisogno... Bleh? Avrei bisogno che lei mi porti alla spiaggia. Tempestivamente. Sempre umili, mi raccomando. Oh, ciao Duncan. Padova Comics non lo so, ragazzi.
Driftblim, carissimo scansafatiche, ho bisogno che lei mi porti sulla spiaggia. La ringrazio. Mo, devo tornare lì dove ci stava... Opilpap! Ma devo andare dall'altra parte. Ma vaffanculo, prima mi hanno bloccato mentre ero qua. Allora brocca mafa. Non avevo dubbi. Vabbè. Già ho capito. Andiamo. In periferia fa molto caldo. In periferia fa molto caldo. In periferia fa molto caldo. Bevo champagne insieme ad Aguilar. Il nostro zona della spiaggia ora è Gyarados. Empoleon non c'entra più niente. E poi è assurdo che non si possano costruire ponti. L'autorizzazione? La gara d'appalto? Siamo in regola, signor Bidoof? Il pizzo a Sharpedo e Carvagna per il ponte sullo stretto? Guardi che nella zona della spiaggia non si può fare affari come in qualunque altra zona del Poké Park. Ci sono delle regole diverse a cui sottostare qui. Devo andare a fare la super pompa di Pelipper. Andiamo. Oh, picciotto! No, no, scusi, picciotto! Minchia, mi scusi, picciotto! Questo è forte al gioco di Pelipper, ve lo dico io, signori. Questo ci aiuterà sempre. Agnelli! Porco due. Ho l'arrostus. Ah, ma posso tirargli una capocchiata mentre stanno lì morti per caso? Sì. Minchia che se... Bro, no, ho appena visto quello che ho visto. Grazie ad Amellone per l'abbonamento regalato a Resta. Un kamikaze. Si è letteralmente suicidato in acqua. Vai Pepper, facciamo questa e stacchiamo. Questa secondo me è fighissima. Circuito ad anelli. Fai più punti che puoi toccando più anelli possibile nella corsa in aria. Ok. Ok. Come il gioco degli aerei su Wii Party. Sono tutti uguali i giochi della Wii, i minigiochi. Mua, grazie Tina Nana 00. Benvenuta o benvenuto. Grazie di cuore.
E beh, c'ho picciotto. Famo picciotto. Cazzo, si pilota di merda. È veramente poco sensibile rispetto ad altri giochi, però, ragazzi. Cioè, ci mette veramente tanto a salire e scendere. E anche a spostarsi. Pensavo fosse molto più reattivo. È che PG8 fa cagare. E ne provo un altro, allora. Non ho fatto il bonus. Cioè, l'obiettivo l'ho superato, però. Proviamone un altro. Porco due. Ok, Pelipper ci dà un frammento prisma. Sgodo. Sì. Voglio rifarne un altro però prima di scaccare. Voglio provare con un altro Pokémon e vedere se va meglio. Proviamo con Tropius, Poketonks. Vediamo se è più agile, anche se sto pachiderma non mi sembra esattamente la definizione di agile. In periferia fa molto caldo. No, e in più ha una pessima visibilità sto coso. Oh, Brodemo! Ma va veramente dove cazzo gli pare, comunque, eh? Cioè... Figa, guarda, non si muove! Cioè, non si muove sto coso. Minchia, schifo. Allora, fatemelo mettere di qua. Ah, col Nunchuck. Sì, ho capito. Col Nunchuck sarebbe figo, cazzo. No, fica. Ma com'è possibile? Ora ho capito perché diceva tocca più anelli e non entra negli anelli. Beh, è impossibile entrarci. Boh, vabbè.
Ma porco Diaz! Inizio a credere che sia truccato e per prendere alcuni anelli serva avere altri Pokémon più forti. Cioè che proprio non ci possa arrivare sto idiota. Ma se non altro ho fatto 14.000. Non ce l'ho uno migliore di Pelipper, ve? Perché secondo me se adesso io provo con uno scarso proprio, tipo Starly, suppongo che non possa fare meglio di così. Perché altrimenti non avrebbe senso mettere i bonus diversi per i... Cioè, penso che siano più manovrabili, più sono forti, tipo. Vediamo. Sì, tipo non ci arriva ai lati dello schermo sto coso. Vabbè, ho fatto comunque uno sbatto. Ok, più o meno ho capito il concetto. Buon. Allora ragazzi, domani doppio appuntamento. Alle 14 per il Pokémon Direct e poi alle 21 con la retrospettiva di Pokémon Horas. Vi torna? 14 il Presence, alle 15 poi inizia. Però noi ci vediamo in live alle 14. O 14.30, insomma, vi faccio sapere. E poi alle 21 retrospettiva di Zaffiro Alpha per tornare sull'ultimo gioco Pokémon che ci è piaciuto, delusi dal Presence. Speriamo bene. A domani, ragazzi.